da percorso, abbiamo sullo sfondo la valle di Lanaito e abbiamo ancora un'oretta di camminata. Un monte strano, un monte diciamo che alla cima con pareti verticali e ha solo due passaggi per salire sopra. Noi adesso all'andata faremo da ovest un passaggio interessante, una strettoia che vedremo dopo, che dà l'idea, ecco, di una fortezza naturale. Il passaggio è obbligato da ovest ed è l'unico. Poi dopo vedremo, quando entreremo nella dolina, l'importanza e il perché l'uomo si era recato lì. Da 20 anni accompagniamo gente a fare camminate su questi monti, su questi massicci di calcare, l'area più vasta di calcare che abbiamo in Sardegna, chiamato il Supramonte. Abbiamo a ovest la cima del Corrasi, che è la cima più alta, 1500 metri circa. Il Monte Tiscali è più basso, siamo sui 500-550. Quindi chi ti vuol venire a trovare, dove deve andare? In internet. Il nostro sito web è interessante, tra l'altro, perché puoi goderti un archivio fotografico che dà l'idea dei posti, degli animali, delle piante che possiamo visitare e osservare in queste camminate. Quindi innanzitutto bisogna arrivare ad Orgali. Certo, sì. La nostra base è ad Orgali. Che ci sono tante cose, quindi la cucina. Certo, oggi mangeremo le gali. Che ci sono tante cose, quindi la cucina. Certo, oggi mangeremo i cibi tipici nostri, formaggi, salsicce e un bicchiere di Cannonau. In compagnia degli amici del posto? Certo, no, oggi abbiamo anche degli ospiti dalla Finlandia. Dell'azione dell'acqua, della pioggia sui calcari. In pratica viene trasformato il carbonato di calcio in bicarbonato, che è solubile in acqua e portato via. Ecco come si formano le gole, le grotte, eccetera. Bene, quest'acqua satura di bicarbonato di calcio e anche di altri minerali. Quando cade lentamente all'interno di una grotta forma le stalattite e le stalagmiti. Ma se quest'acqua satura di sale viene fuori alla luce in una parete verticale o strapiombante, quest'acqua satura di sale viene fuori alla luce in una parete verticale o strapiombante, lì forma ugualmente una concrezione.
solo che può succedere che il vento o un uccello lascia un seme dove fuoriesce quest'acqua satura di sali e da lì può nascere una pianta. Un albero lascia un seme dove fuoriesce quest'acqua satura di sali e da lì può nascere una pianta. Un albero, qualsiasi forma vegetale, e che quindi non hanno bisogno di terra, ma è più che sufficiente questo liquido saturo perfetto per le piante. Bene, quando una pianta viene a crescere direttamente sulla roccia, è come accendere la miccia a una bomba, piano piano, ma il risultato finale sarà un'esplosione, una bomba rallentatore. E questo è l'esempio chiaro, il ginepro qui con i secoli, piano piano ha fatto crollare questi bacini. Oggi si capisce che l'erosione sui calcari è più dovuta alla vegetazione che gli cresce sopra che non all'erosione dell'acqua, che invece è un fenomeno lentissimo. Siamo dentro la dolina di Tiscali. La dolina, lo saprete, è uno dei fenomeni più interessanti del carsismo. La dolina si forma quando una grande grotta viene a trovarsi vicino all'esterno. Allora il terreno proprio può sprofondare a causa di questi grandi vuoti sottostanti. Questa dolina, dicono i geologi, che si sia formata lontano nel tempo, intorno ai 40 e 50 mila anni fa. Quindi 2000 anni fa, intendo dire, quando l'uomo è venuto qui a costruire quelle capanne che oggi sono in rovina, la luce era già questa. Qualche piccolo crollo successivo, ma niente di importante. Era un ricovero straordinariamente protetto. Intanto abbiamo visto lungo il percorso che è difficile arrivarci. Due passaggi costringono a passare in fila indiana su una strettoia oppure una scala ripidissima a oriente, super protetta. Lì vedremo che c'è la rovina di una capanna che era protezione da quella via da est. Quindi era come un nuraghe naturale. Interessante perché e qui dentro le pareti strapiombanti della dolina danno una protezione non soltanto al vento freddo d'inverno, ma più che altro adesso all'aria calda estiva. Qui c'è sempre un microclima che fa in modo che la vegetazione cresca in modo differente che non all'esterno. Questo qui per esempio è una pistaccia lentiscus, che fuori da qui è un arbusto, qui invece è un albero vero e proprio. Vediamo dopo dei terebinti uguali, che raggiungono dimensioni ed età, ecco, inusuali per queste piante. Poi crescono altre piccole piante interessantissime, trovano qui il loro habitat perfetto. C'è la Centaurea filiformis, la Brassica insularis, e cresce bene anche la lattucca longidentata, che sono tutte forme vegetali che sono molto molto interessanti per chi si interessa di botanica e per chi ha, ecco, interesse a visitare questa natura particolare. L'aspetto, ecco, interessante che si aggiunge dentro Tiscali sono le rovine di questo villaggio, costruito probabilmente quando Roma stava conquistando l'isola. Gli storici romani hanno scritto che con i locali hanno avuto problemi per lungo tempo, per più di 100 anni una sorta di guerriglia li ha costretti sempre a essere super attenti a queste popolazioni autoctone che erano qui, dicono gli esperti, dicono che la popolazione sarda era qui nell'isola. Già dalla fine del Paleolitico. Datazioni al radiocarbonio di ossa umane ritrovate qui sotto in una piccola grotta, la grotta Corbeddu, confermano che da 18.000 anni questa etnia era già in Sardegna.